Ciao a tutti, sono Shariman e bentornati nel mio canale, oggi con un nuovo prodotto! Ma cominciamo subito! Quindi, sapete benissimo i problemi che avevo col vecchio schermo. Oltre ad essere in 16 decimi e non essere 1080, vi aggiungerò anche il fatto che aveva qualche disturbo essendo un monitor VGA col convertitore HDMI, quindi un casino. È un tipo twisted pneumatic, quindi aveva anche degli angoli di visione ristrettissimi. Insomma, ha tanti difetti, anche se è un ottimo monitor per gli anni che è durato. Ma ho deciso di prendere questo, un BenQ, un AMVA. L'AMVA è un tipo di tecnologia differente dal TN e dall'IPS. Cercate su Wikipedia se vi interessa, perché non ve lo spiegherò. Senza tavolino è meglio, ma... Guardate che bellezza. Tutto bianco, tra l'altro, c'era solo bianco. E vediamo cos'altro ci danno assieme. Un cavo HDMI, alimentazione e un cavo DVI. Non c'era assolutamente nient'altro, nessun manuale di istruzioni, nessun niente di che. Era nella scatola. Dischetto, quick start guide, insomma le solite babbarie, va? Ma io direi di andare subito a montarlo. Ovviamente sono passati alcuni giorni da quello che avete appena visto poco fa, che mi sono stati necessari bene o male per testare gli schermi, per vedere come si vede, quali sono le differenze dal vecchio e anche per fare qualche settaggio e sistemare per bene il contrasto, insomma tutte cose tecniche. Come potete vedere ho sistemato entrambi i miei schermi, quello nuovo e quello vecchio, qui sulla scrivania. Ho preso un'immagine giusto per farvi vedere la differenza, a parte la differenza di luminosità e anche di opacità, le luci si riflettono molto meno. Potete vedere già la differenza nel contrasto, ci sono bianchi più brillanti e neri più profondi, a differenza di questo schermo. Poi i dettagli sono maggiori, la risoluzione ovviamente 1920x1080, il che vuol dire che non dovrò ogni volta fare un casino per registrare con la risoluzione corretta o prendere la TV. Ma ora diamo la parola all'esperto. Esperto? Sì, esperto. Ma che cazzo dici, Martino? Ma che devo dire? Leggi lì, non ti preoccupare tu. Leggo lì. Pannelli AMVA, ovvero Advanced Multi-Domain. Che cazzo significa? Tu leggi Advanced Multi-Domain Vertical Alignment, non ti preoccupare. Hanno il principale vantaggio di riprodurre un rapporto di contrasto estremamente elevato. Ok, ci siamo. Fornendo all'utente un'esperienza visiva molto più confortevole e immersiva. Un altro vantaggio è quello del ridotto consumo di energia elettrica grazie al modulo... Martino, che cazzo mi stai facendo dire? Ovviamente lui non è che è un esperto, insomma, è semplicemente la persona di cui vi avevo parlato in qualche precedente video, che è venuto con la videocamera e niente, ora tra poco registriamo un video che vedrete anche nelle prossime settimane. Sono l'esperto. Un'altra novità di cui vi avevo parlato è il fatto che nei prossimi video avrò finalmente una webcam. Non è proprio una webcam, è il mio cellulare, però ho inventato giusto stamattina un sistema molto geniale. Guardate. Fantastico. Fantastico. Quindi questa dovrebbe essere effettivamente la webcam che poi vedrete nei giochi. Ora vedrò bene o male come si vede. Insomma, è la prima volta che registro. Spero che sia inquadrato bene, che non... dietro ci sarà un casino, però ok. Comunque, come al solito, mettete mi piace, iscrivetevi, lasciate un commento se volete comunicare. Insomma, tutte le solite cose che già sapete. Date retta ai miei due gemellini e ci vediamo in un prossimo video.